poi il Parlamento è preposto proprio a fare qualche modifica o piccola modifica, questo non significa che ci sia un dubbio nella maggioranza, mi pare evidente. Nella manovra, dunque, non si litiga, o almeno così pare, in vista della chiusura del testo. La Premier Meloni è stata chiara ad un mese dal suo insediamento a Chigi. La manovra è coerente con gli impegni presi col popolo italiano, con grosse risorse destinate a famiglie, imprese e alle categorie più fragili e in difficoltà. Il testo della manovra contiene misure divise in 16 capitoli e 156 articoli. Nell'ultima bozza spuntano però alcune novità, tra queste l'obbligo di accettare pagamenti digitali con carta e bancomat senza incorrere in sanzioni, che sale da 30 a 60 euro, che però non vanno giù all'opposizione. Una manovra che non va bene da nessuna parte, una manovra che ridistribuisce povertà invece di affrontare i problemi che ci sono, che di nuovo precarizza il lavoro. Mi pare ci siano tutte le ragioni per tentare di cambiarla. E questi 21 miliardi col meccanismo del credito d'imposta rischiano di non essere efficaci. Noi gli proponiamo che invece sia un taglio netto sulle bollette, che la bolletta arrivi dimezzata a casa degli italiani, sempre con quegli stessi 21 miliardi. Noi andremo a proporre che attivino il MES, perché la sanità ne ha bisogno, perché i tagli alla sanità si registrano con l'inflazione così elevata. Noi faremo questo, poi ci sarà invece chi organizzerà una bella manifestazione nelle piazze, non so chi sarà più efficace. Nella manovra viene confermato poi l'innalzamento della soglia della flat tax da 65.000 a 85.000 euro a partire dal periodo d'imposta 2023, ma tale incremento è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee. Se non ci fosse stato un governo di centrodestra non c'era la pace fiscale, non c'era l'estensione a 85.000 euro della flat tax, non c'era l'aumento delle pensioni minime se non c'era Forza Italia, quindi io ribalterei un po' il concetto, seppur dei segnali che compatibilmente con la finanza pubblica non sono enormi, però sono dei segnali chiari.